E questa versione di appunto Michael Stipe, amico fraterno di Kurt Cobain, che rifà una canzone che aveva fatto a suo tempo in un unplugged famosissimo lo stesso Cobain, è un pochino l'ingresso per entrare in questo argomento, l'argomento luce siesta. Intanto do delle botte alla, scassiamo lo studio magari, alla sedia, ma dato che abbiamo una versione, anzi una stagione precedente, mi faceva piacere far introdurre luce siesta da una persona che la conosce molto bene. Abbiamo intervistato, e a questo punto vi so anche dire quando, vi so sicuramente dire che potete sentire questa, questo che è l'estratto dall'intervista di Rita Petruccioli del 30 maggio 2019. Potete trovare tutte le interviste di Letture Metropolitane sull'account YouTube, ma anche sul sito www.letturemetropolitane.it. Con queste parole, direttamente da questo studio, Rita raccontava Lucia e Siesta. Ok, bello, difficile, mi piace questa domanda. Allora, va bene, partiamo dalla Casa delle Donne Lucia Sesta. Allora, è una casa di accoglienza autogestita per le donne in difficoltà, ma in realtà per tutte, nel senso che tutte e tutti, ovviamente, chi si voglia anche mettere in discussione o voglia entrare in questo tipo di percorso. E è una casa di accoglienza con sportello psicologico e con tutta quanta una serie di attività culturali che sono appunto funzionali a portare avanti cultura e cultura antisessista soprattutto. E poi insomma tutte quante le attività sono accompagnate da una cucina e da eventi musicali e via dicendo. C'è una biblioteca all'interno e soprattutto ci sono tutte quante attiviste splendide che lavorano lì appunto per portare avanti questo tipo di discorsi. Io ci ho collaborato lo scorso anno e l'anno precedente con questo progetto che si chiama Al di là degli stereotipi a fumetti, che consisteva in una serie di incontri con fumettiste e fumettisti in cui cercavamo appunto di mettere a tema gli stereotipi di genere e le tematiche antisessiste all'interno dei fumetti. E oltre a questo facevamo degli incontri con le scuole e con gli studenti dentro le scuole, appunto per tirare fuori negli adolescenti queste tematiche, perché è importantissimo andare a parlare di antisessismo e di relazioni positive con gli adolescenti e portare avanti discorsi come il consenso, per esempio, e far capire bene di che cosa si tratta. E usavamo appunto il fumetto per questo motivo. La fine di questo percorso consisteva in un workshop di fumetto con me, Zero Calcare e Carola Susani, un workshop intensivo di 6 giorni che si svolgeva all'interno della casa, in cui i partecipanti e le partecipanti intervistavano delle donne ospiti della casa, che potevano essere sia le ospiti appunto che stanno lì in ripresa del loro percorso o comunque ragionando, no, sul loro percorso di autodeterminazione, oppure le attiviste. E ogni studente doveva raccontare a fumetti la storia di questa persona. Bello. Allora, confrontarsi. E questa era Rita Petruccioli, che abbiamo intervistato un po' di tempo fa e alla quale abbiamo chiesto di raccontarci Lucia e Siesta e quello che lei faceva con Lucia e Siesta. Abbiamo al telefono Mara Bevilacqua, che è appunto una di queste attiviste di cui parlava anche Rita Petruccioli. Buongiorno Mara. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie a voi. E eravamo, vabbè, per chi è di Roma, secondo me la realtà di Lucia e Siesta è ben conosciuta e ben amata, io credo. Però io ti chiederei, Marta, un pochino di spiegarci in linea generale, per chi magari non la conosce, Mara, scusami, per chi magari non la conosce, che cosa fa Lucia e Siesta, e poi cerchiamo di capire invece cosa sta succedendo, quali sono i pericoli adesso che la stanno minacciando e che cosa state facendo. Quindi partiamo da che cos'è Lucia e Siesta. Ok, beh, guarda, Lucia e Siesta è una comunità, è un luogo fisico, ma non solo, anche simbolico, in cui si fanno tantissime attività. Il cuore di Lucia, del progetto, dell'esperienza di Lucia, è l'accoglienza alle donne che escono da situazioni di violenza, per cui è anche la casa di accoglienza, appunto, e di semi-autonomia più grande del territorio del comune di Roma, quindi quella che ha più posti per accogliere donne, che sono circa 14.
14. Mm-hmm. Però non è soltanto questo. All'interno di Lucia c'è un collettivo femminista, ci sono tantissimi servizi, c'è la sartoria, c'è Biblis, che è la biblioteca aperta a tutti ovviamente, c'è l'Imen, che è un centro di ascolto psicologico, c'è uno sportello antiviolenza ovviamente, che è aperto a tutte le donne che ne hanno bisogno, e poi c'è un ricchissimo calendario di eventi culturali, da presentazioni di libri, conferenze, iniziative su tantissimi aspetti. Ci sono corsi c'è il coro, c'è il corso di yoga, c'è Pilates, mm-hmm. Ci sono i corsi di lingua, quindi è veramente una comunità, un polo molto sfaccettato, che viene continuamente attraversato dal territorio, quindi non solo però dal quartiere. Noi siamo ovviamente a Lucio Sestio, la Tuscolana è uno dei quartieri più popolati, sì. D'Europa, e abbiamo un giardino bellissimo, quindi ovviamente ogni tanto ci sono anche, non so, mamme che vengono con i bambini, stanno un po' lì, sanno che quella è un'area protetta, uno spazio tranquillo, e possono stare bene. Come siamo arrivate però a questa situazione? Esatto, perché precaria, insomma, comunque è uno spazio, chiaramente dai racconti e dall'esperienza di chi lo conosce, è uno spazio culturale, è uno spazio, sì, che fa sì che le persone possano sentirsi tranquille, tutte le persone, no? Tu parlavi delle mamme con i bambini che magari appunto hanno bisogno di un posto dove portarli semplicemente a giocare in serenità, in tranquillità, e anche uno spazio di aggregazione in un momento in cui, già insomma sappiamo, è molto difficile riuscire a anche solo, diciamo, a creare una situazione piacevole e in cui il pensiero si muove, ecco, questo è uno spazio anche utile, la base, è uno spazio utile anche banalmente, che non è banale per niente, insomma, con una serie di servizi che molto spesso non si trovano in situazioni in cui si dovrebbero trovare, come le situazioni, no, ecco, diciamo, non più non poteva organizzate. Dirlo meglio, è esattamente così, siamo utili, siamo piacevoli, siamo ricche, vieni lì e ci sono tutta una serie di input che ti arrivano senza nemmeno rendertene conto. E allora, che caspita succede? Che caspita succede? Succede che, lo sapete, Lucia ha luogo dentro un palazzo che è di proprietà dell'ATAC, che è stato liberato ormai quasi 12 anni fa, quindi l'8 marzo 2008, recuperando appunto questo palazzo che erano 13 anni che stava in stato di abbandono, e dentro ci abbiamo fatto tutte queste cose che vi dicevo, mm-hmm. Oltretutto inserendoci poi nel tempo nella rete comunale dell'antiviolenza. Ribadisco questa cosa perché molto spesso sui media e anche all'opinione pubblica la questione dell'accoglienza delle donne è quella che risalta un po' di più, però come vi dicevo c'è molto altro. Quello che abbiamo cercato noi in questi 11 anni con qualunque giunta è di regolarizzare questa situazione anche per il tipo di attività che facciamo dentro. Certo. Non è mai stato possibile, e in particolare per volontà, appunto, mancanza di volontà delle istituzioni, e in particolare con la giunta della sindaca Raggi, mm-hmm. che ha bucato tutta una serie di appuntamenti anche diciamo sì, protocollati di tavoli a cui eravamo state invitate. Non abbiamo mai avuto una reale e formale possibilità di parlare, e nel frattempo c'è stata questa accelerazione, per cui qualche settimana fa, tra l'altro durante i giorni di Ferragosto, quindi nemmeno una di quelle situazioni in cui stai comunque particolarmente allerta, certo, perché ci avevano dato altre tempistiche, ATAC ha detto che al 15 settembre, quindi domenica, avrebbero staccato le utenze e ci intimava lo sgombero. Nel frattempo, molto molto teoricamente, come forse avrete visto, dalla parte del comune si ipotizza che stanno cercando posti per le donne. Noi sappiamo benissimo che le nostre donne possono essere spostate con molta difficoltà, perché semplicemente i posti non ci sono, visto che, certo, facciamo questo lavoro in questo ambito da 11 anni appunto, quindi stiamo anche aspettando di capire come evolverà questa situazione. Quello che però noi abbiamo
deciso di fare ormai da un po' di mesi è prendere noi la palla, prendere noi la parola, non aspettare che gli eventi accadano, uscire dall'angolo in cui stanno cercando di metterci. Quindi sabato scorso, con una conferenza stampa pubblica e pienissima di gente, è stato un grande successo, veramente molto bello anche per gli interventi delle altre realtà e associazioni e anche istituzioni che hanno partecipato, abbiamo creato il comitato Luce alla Città, perché il nostro obiettivo adesso è di comprarcela. Lo stabile, che fa parte, come vi dicevo, del concordato, quindi deve comunque essere messo all'asta entro il 2021, e noi vogliamo partecipare a quest'asta, vogliamo comprarci Lucia. Ok, e quindi diciamo, nella pratica, chi vuole sostenere questa iniziativa, che cosa potrebbe fare? Diciamo, a parte allora, seguire e rimanere aggiornato, che già comunque è una cosa importante. Questa è la prima cosa, parlarne agli altri, seguirci, venire. Però da un punto di vista un po' più pratico, la prima cosa da fare è aderire al comitato per chi vuole. L'abbiamo registrato, però si può sempre diventare socio membro. Basta mandare una mail a luciaestanonsivende@gmail.com, ma questi dati li trovate sul sito, su Facebook, mandando una serie di dati, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza, e tra poco la prossima settimana credo lanceremo anche il crowdfunding. Però nel frattempo noi abbiamo deciso proprio da sabato di dare un contesto un po' più specifico al nostro calendario di iniziative. Quindi abbiamo creato Diamo Luce alla Città, laboratorio culturale permanente, per cui praticamente ogni giorno c'è un'iniziativa, a partire proprio da questo sabato, dove alle 18 ci sarà la giornalista di internazionale Annalisa Capilli con Diego Bianchi, che parleranno di immigrazione e di stereotipi. E ovviamente parleremo anche di nuovo di Lucia. Certo. Domenica c'è l'assemblea, ospitiamo l'assemblea nazionale di Roma Non Si Chiude, e poi c'è tutta una carrellata di iniziative che non sto qui a raccontarvi, su Facebook. Sì, infatti ho davanti la pagina, se diciamo rimanete aggiornati trovate tutto quanto. Perché è importante sostenere Lucia? Io lo so, però voglio che anche tu ci dia una motivazione. Mi inserisco per chiederti anche per quale motivo il Pantheon, tutti i monumenti di Roma hanno iniziato a illuminare anche in vostro favore. Sì, quello è stato un bellissimo regalo che ci ha colto assolutamente di sorpresa, e è praticamente stata la performance artistica Vendeti Roma, creata da questa si chiamano Restiamo Cyborg Posse, ed è stata rivendicata poi qualche giorno dopo da Lorenzo Cercotti, un grandissimo fumettista, e da Ogre, che è un altro grandissimo street artist, e ci hanno fatto questo regalo, per cui hanno fatto delle video proiezioni sui monumenti più importanti di Roma. Tra l'altro siamo arrivati anche nella stampa dell'Estremo Oriente con con questa cosa, e per sottolineare che Lucia Siesta ha lo stesso valore quasi storico ormai, perché comunque 12 anni non sono pochi, però proprio di importanza nel tessuto della città. Lucia è una delle cose che rende Roma Roma. Cioè, Roma non è solo il Pantheon, non è soltanto l'altare della patria, è anche quello che succede in un quartiere tra la periferia e il centro, super popolato, con pochi servizi, dove però appunto si è creata questo universo. Cioè, tu quando entri dentro quel cancello, che di norma è sempre aperto, adesso tendiamo a tenerlo un po' più socchiuso perché non si sa mai, però è sempre aperto, entri e vieni risucchiato da una marea di umanità così varia, così ricca, da cui puoi solo uscire arricchita, perché hai sentito una rassegna di fantascienza, o perché hai parlato, hai visto dei bambini giocare, perché ti sei fatto una cantata col coro. È bellissimo, stare lì è bellissimo. Io tra l'altro faccio parte del collettivo anche da relativamente poco, sono meno di 2 anni, però è stato entrare dentro ed è tipo una rivoluzione copernicana. Quindi tra le cose, l'arricchimento personale e l'arricchimento di un servizio assolutamente, tristemente imprescindibile come quello dell'accoglienza alle donne che escono da situazioni di violenza, perché quello che dicono, scusate se mi prendo un po' di tempo, ma quello che dicono a volte il comune, no, apriranno altri centri antiviolenza. Il problema di aprire centri antiviolenza, che è una cosa bellissima e che noi auspichiamo, è che però se d'altra parte
parte non apri altri luoghi di accoglienza, le donne che si rivolgono al centro antiviolenza dove vanno poi quando è altamente altamente probabile che la violenza ce l'hanno dentro casa, se da quella casa non possono uscire, se non hanno un altro luogo dove andare? Roma, il comune, ha 25 posti per accogliere le donne, ne dovrebbe avere 300 secondo la convenzione, certo, di Istanbul. Lucia ne aggiunge altri 14 e sono comunque troppo pochi. Ma poi casomai vanno aggiunti, non è che ne vanno, esatto, chiusi per farne, cioè nel senso è anche, voglio dire, logicamente un ragionamento che non torna, ecco, insomma, sì, nella pratica. E, sì, beh, quindi praticamente ce l'hai già detto perché bisogna sostenere Lucia Isiesta e diciamo a prescindere anche, diciamo superando anche il discorso delle donne, come hai detto tu, non è solo quello, è anche no, una situazione di aggregazione, una possibilità di vivere la propria città da cittadini e non da ospiti, non da turisti, non da gente di passaggio, cioè la città è di chi ci vive e quindi, esatto, gli spazi vanno vissuti in questo modo, questo è, esatto, è importante. Quel posto, quel palazzo, proprio anche perché è di ATAC, è un luogo pubblico, è un bene pubblico e noi come vogliamo continuare a renderlo tale, a renderlo aperto alla comunità e al quartiere, non solo, come abbiamo fatto in questi ultimi 11 anni. È essenzialmente questo il nostro progetto, certo, continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Lo faremo in un progetto su cui stiamo lavorando, di Lucia 2.0, per cui quando ci compreremo il posto sarà ancora più bello, ancora più ampio, ancora più inclusivo, e quindi vogliamo solo la possibilità di continuare a fare quello che stiamo facendo, magari un po' con più tranquillità, e invitiamo tutti a partecipare, perché chiunque ci metterà non solo un euro, ma anche il pensiero, anche la presenza, anche il sostegno, ancora di più potrà dire che Lucia è anche casa sua. Anche casa sua. Sì. Grazie mille, grazie, Mara Bevilacqua, grazie a Lucia Isiesta. Mi raccomando, continuate a seguirle, ci sono tutto, cioè c'è la pagina Facebook, c'è il sito, voi insomma continuate a seguire perché qua gli aggiornamenti sono praticamente quasi giorno per giorno. Grazie mille, Mara. Grazie mille, ciao. Restiamo in contatto, ciao. Letture, sì, metropolitane, sì, è con Lucia Isiesta. Grazie ancora. Grazie, ciao.